era, diciamo, da un punto di vista sportivo, quello che è stato, diciamo, in corso soprattutto di questi 2 anni, un polmone verde al centro della città che in questi 2 anni di Covid ha permesso, soprattutto, lo abbiamo visto, la pratica sportiva, le uscite all'aria aperta, era necessario dotare anche di una struttura sportiva simile al nostro parco fluviale. Questo è uno dei primi interventi nell'ambito della rigenerazione del parco fluviale. È notizia di pochi giorni anche il finanziamento nell'ambito di un progetto a cui avevamo partecipato un anno fa, che era Sport di tutti quartieri, finanziato appunto dal Sport e Salute, l'ammissione al finanziamento che permetterà l'arrivo di una struttura simile nell'area vicino al campetto dello Smeraldo, quindi una nuova struttura simile a questa che andrà ad implementarsi, finanziata anche da Sport e Salute in compartecipazione con il Comune di Tera. Quindi nei prossimi mesi si vedrà la realizzazione anche di una nuova struttura.